Buonasera a tutti ragazzi e bentornati in Locanda Lead. Oggi portiamo una nuova serie di 3 episodi, quindi molto molto breve, però piacevolmente intensa. Isma 822, una visual novel ispirata ai racconti di Lovecraft, quindi nell'horror vero, nell'horror quello immaginifico dove tutto è mistero, tutto può succedere. Bene sì, ebbene sì, si parte oggi con una bellissima storia narrata in live insieme a Gabri. Il buon Jimmy, Chiaretta e Cosimone ce la siamo seguita tutta dall'inizio alla fine, quindi ci sono anche i loro commentary e le nostre decisioni tutte insieme su come procedere poi nelle varie scelte a bivi. Quindi ragazzi, mettetevi comodi comodi in poltroncina, popcorn e patatine da una parte, birretta fresca o calice di vino dall'altra e gustiamoci la storia che sta per iniziare. Oh, mi raccomando, campanellina, follow e iscrizione al canale per non perdervi i prossimi aggiornamenti. Ciao belli! Ragazzi, partiamo. Io non so che cosa ci aspetta. Io sono un grande fan degli horror misteriosi alla Lovecraft. Per chi non conosce Lovecraft, ma ultimamente abbiamo portato un gioco molto ispirato a quelle atmosfere, è Dredge. Quindi questa sorta di misteri un po' legati a mostri sovrannaturali, tentacolosi. Legati ad un male ultraterreno che però tingono tutto il romanzo, tutta la nuance di scuro, di qualcosa di tetro, non tangibile, ok? Quindi ansia, allucinazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Dredge è un bellissimo sunto di quello che è il mondo Lovecraft e fatto veramente bene, anzi, lo consiglio di giocarlo se vi capita tra le mani. Andiamo, andiamo, iniziamo insieme ragazzi, vediamo che cosa succede. Ditemi se devo abbassare e alzare, eh? Però voglio che sia un po' immersivo, ok? Sei nel tuo ufficio, all'università e stai lavorando al tuo PC portatile quando squilla il telefono. Pronto? Buongiorno professor Righi, sono l'ispettore Rossi, come sta? Bene, grazie, e lei? Bene, volevo informazioni sul dossier che sta preparando per noi, quella sui reperti sequestrati in Toscana. Abbiamo bisogno di chiudere in settimana l'istruttoria e ci serve il documento. A noi la scelta, ragazzi. Abbiamo quasi terminato il dossier, hai dubbi che i reperti siano falsi. Giochiamoselo bene, però, eh? Dai. Lascio, facciamo così, da quando chiedo lascio 30 secondi per rispondere, regà. Se no, perché stai per vomitare, bro? Perché? Lascio 30 secondi così non uccido troppo il tempo, ragazzi, così andiamo. Cerchiamo di andare un po' più spediti. Se no, se dobbiamo aspettare 2 minuti per ogni risposta è macello. Mi sto a prendere la tachipirina e sto per vomitare. Cazzo, la devi inghiottire la tachipirina, porco Giuda, ma che sei a dire? Aromatissi in chat, andiamo. Abbiamo quasi terminato il dossier. Il documentario è quasi pronto. Lo invio entro oggi, anche perché domani parto per gli USA. Non voglio lasciare cose in sospetto. In sospeso, scusate, soprattutto con la polizia italiana. Ah, ok. Ma prendete quella che te. La 1000 che ti inghiotti, no? Parte? Va in vacanza? No, sono stato invitato ad un congresso a Boston. Resto negli Stati Uniti una settimana. Bene, penso che sarà una bella esperienza. Aspetto la sua mail per oggi pomeriggio. Qualora dovessi avere delle domande, le scrivo. Se riesce, mi risponde dagli Stati Uniti. Buon viaggio allora. Grazie, mi contatti senza problemi in caso di necessità. La chiamo comunque al rientro. Buonasera. Chiudendo la telefonata, ti ricordi di dover chiamare Laura, la tua fidanzata, che ti aveva cercato un paio di ore prima. Pronto, amore? Scusami se ti chiamo solo ora. Non ti preoccupare, immagino tu sia occupato per la partenza di domani. Che ne dici di una cenetta stasera? Ho
Ottima idea, ti passo a prendere alle 20? Perfetto, ti aspetto, un bacio. Ripensi per un attimo all'ultima mail ricevuta dal professor Tom J. Angeli, presidente della New England Archaeological Society, un giovane e promettente archeologo noto per i molti articoli scientifici sui miti e leggende di antichi greci e romani. Saremmo orgogliosi se volesse partecipare in qualità di relatore ai nostri incontri. Quindi ragazzi, già cominciamo ad aver dettagliato un po' chi siamo, questo esperto giovane archeologo, nonché relatore, dai. GG vale per la catch, GG. Meno 15 Amber, sì, 55 andiamo. Devo ammettere che questo invito mi fa sentire un po' orgoglioso. Ti alzi dalla scrivania e vai alla finestra. Beh, ho già 40 anni ma incomincio a farmi conoscere, anche all'estero. Papà ne sarebbe contento. Purtroppo se n'è andato troppo presto. Pronto? Buongiorno Lorenzo, sono Tom Angeli. Ti chiamo per sincerarmi che tutto sia a posto per la tua partenza di domani. Sono certo che il tuo intervento sarà uno dei più apprezzati alla conferenza. La tua reputazione di studioso è arrivata fin qui e credo che il tuo approccio alla storia antica si adatterà magnificamente con lo spirito di queste giornate di incontri informali e anche, come dire, un po' originali. Ti ringrazio molto, Tom. Farò del mio meglio per soddisfare le aspettative. Mi sforzerò di non fare un intervento accademico. Ho letto il calendario delle relazioni e mi sembra che non saranno 3 noiose giornate tra studiosi. Stanne certo, siamo tutti professori universitari e professionisti a fine carriera. Non abbiamo l'ambizione di pubblicare un nuovo ennesimo articolo scientifico. Vogliamo fare delle belle chiacchierate su temi che ci hanno affascinato per tutta la vita. Ti auguro una buona giornata, fai buon viaggio e non vedo l'ora di conoscerti. Ti ringrazio di cuore e una buona giornata anche a te. Il congresso verterà sulla importanza dei miti, leggende e degli idoli sulla civiltà antiche e antichissime, cioè antecedenti i greci e romani. Mi hanno chiesto di soffermarmi soprattutto su aspetti poco battuti dai normali studi accademici. Voglio fare uno sforzo di immaginazione per dare il taglio giusto alla mia relazione. Ci metterò un pizzico di originalità. Comunque sarò tra gli ultimi relatori e avrò un po' di tempo per adattare la presentazione allo spirito del congresso. Tom mi ha anche girato l'inizio della sua relazione, incentrata su miti e riti antichissimi. Non ho ben capito né l'epoca di riferimento né il popolo di cui si parla. Sono molto incuriosito. Questo invito mi sorprende un po' e mi incuriosisce. Oltretutto pagano tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio. Non avevo mai sentito parlare della New England Archaeological Society, ma in compenso loro conoscevano me. È vero che scrivo da tempo su blogs internazionali. Mi avranno trovato lì, evidentemente gli sforzi pagano. Sia Tom che Ellie, la sua assistente, mi hanno contattato molte volte. Ellie è così premurosa, mi manda 2 email al giorno per confermare tutti i dettagli. Adesso devo solo concentrarmi su come preparare la mia presentazione e assicurarmi di avere tutto il necessario per questo viaggio. Non vedo l'ora di partire. Tra l'altro l'idea di anticipare il viaggio per fare 2 giorni di immersioni me l'ha data proprio Ellie, anzi le mando un'ultima mail di conferma, visto che sembrava quasi in ansia sul mio arrivo. È incredibile, ragazzi, come, sempre legato a Dredge, legato a Lovecraft, c'è sempre di mezzo il mare, c'è sempre di mezzo l'acqua, ok? È un po' un filo conduttore anche nei vari racconti di Lovecraft, e l'horror parte anche da lì, o in qualche modo l'acqua ne è il mezzo, ok? Quindi è un passaggio, quasi fosse un portale. Però stiamo a vedere, stiamo a scoprire che cosa succede, perché sono curioso. Allora, sì, scusate ragazzi, se mi distraggo un po', perdonatemi, cerco un attimo di concentrare il focus sulla narrazione e poi dopo faccio delle pause per recuperare la chat. Mi devo adattare a seconda dei giochi che porto, sennò è un macello. Allora, facciamo una live di lettura di Lovecraft. Tanta roba, bro. Ma scherzi, no, stavo leggendo che stavate concordando l'incontro a Lucca, tanta roba. E fate bene. Ma se non attacco 2 di macchina ti vengo a tirare 2 sberle, che me lo devi dire, niente? Tu puoi venire quando te pare, senza problemi. Sentiamoci e ci organizziamo. Sei matto?
Stai a scherzare? Fammi sapere quali sono i tuoi programmi, che ci regoliamo di conseguenza. Va bene, patatone? Ma che figata di storytelling, eh? Bello. Sembra bello. Sembra bello. Poi a me, ripeto, lui piace tanto, ragazzi. Se la storia è ispirata ed è fatta bene, ce ne saranno delle belle. Arrivederci, facciamo un... Io vengo qui a prenderti a sberle. Vado avanti, ragazzi, anche se sono in 46, tiriamo per altri 10 minuti, poi ce ne andiamo a fare un piccolo ride per spezzare un po' il ritmo e sicuramente poi si addentrerà un po' sul, nel nocciolo della questione. Andiamo. Cara Ellie, tutto confermato. Ho il volo domani da Roma alle 13 e arrivo alle 15 ora locale. Prendo l'auto in affitto e vado ad Ipswich per 2 giorni di immersioni nell'oceano. Ci vediamo presto e grazie di tutto. Si parte. Sei un grande appassionato di mare, esperto di immersioni. A 17 anni riuscivi a scendere a quasi 100 metri in apnea. Il mare è stato sempre la tua ossessione fin da bambino, ma era l'unica tra le tue passioni che non piaceva a tuo padre, perché tua madre era morta in mare quando avevi solo 3 anni. È almeno un anno che non trovi il tempo di fare qualche bella immersione, ma ti tieni sempre informato sul mondo della subacquea, leggendo articoli e blog. Tra l'altro, da quando hai deciso di andare al congresso e cerchi informazioni sulla zona di Boston, ti trovi ovunque articoli sulle immersioni, magie del web. Squilla il telefono, è Ellie, l'assistente di Tom. Ciao Lorenzo, ho letto ora la tua mail, non vediamo l'ora di conoscerti, ti telefonavo per sapere se c'è qualche altra cosa che posso fare per te. Ciao, grazie, è tutto ok e sono pronto per la partenza. È tutto a posto con l'attrezzatura sub? Hai avuto problemi a prenotarla? Spesso i centri sub non hanno il tipo di boccaglio che uso abitualmente. Nessun problema, ho parlato personalmente con la scuola. Hanno già preparato il meglio che hanno per te, vedrai. L'oceano è diverso dai vostri mari, dà una sensazione di profondità assoluta. Chiediamo ad Ellie se fa immersioni o chiediamo ad Ellie di dove è originaria, ragazzi. Vai, 30 secondi da adesso, let's go. Va bene anche 1-2, eh? AB 1-2 per accelerare. Due risposte sull'1, una sul 2, 2-2. A pareggio scelgo io, ragazzi. Ancora 5 secondi per rispondere. 2 ladani, quindi in vantaggio originaria. Bom, tempo scaduto, andiamo avanti con originaria. Ellie, di dove sei originaria? Sono originaria di Innsmouth, che è il piccolo villaggio portuale dove si trova la scuola sub. Allora, Innsmouth, per chi non lo conoscesse, è una cittadina ricorrente, anch'essa nelle storie inventate di Lovecraft. Ma non so se è un posto reale Innsmouth, ragazzi, non lo so, però comunque è un posto molto ricorrente. Ci sono restata fino a 20 anni e mi piace tornarci. È un posto interessante? Oggi un po' trasandato, selvaggio e molto, molto misterioso. In che senso? Sembra che non succede mai nulla, ma invece non è così. È un villaggio di mare abbandonato, ma in realtà ha una storia avventurosa. In passato era un porto importante e oggi resta un luogo molto particolare. Ma forse lo vedo così perché ho un legame personale con Innsmouth. Mi incuriosisce ciò che dici. Non vedo l'ora di andarci. Grazie Vale, grazie della precisazione. Viene accompagnato da un cameriere al tavolo prenotato. Non fai in tempo a sederti che subito arriva Laura, la tua fidanzata. Ciao tesoro. Hai preparato i bagagli per il viaggio? E la tua relazione è pronta? Sì, tutto è in ordine. Ho un piano perfetto. Arrivo domani in serata sulla costa ad Ipswich, dove farò immersioni venerdì e sabato. Domenica mattina raggiungo Boston con calma, in tempo per il congresso, che inizia lunedì. La relazione non è finita, ma avrò tutto il tempo per affinarla. Che fortuna che questo invito sia a giugno. Sì, è davvero perfetto. Posso combinare la mia passione per il mare con la mia partecipazione ad un congresso che sembra interessante. Risposta A, pensi che sia un congresso strano
B. Sospetti che Tom ed Ellie sappiano molto della tua vita. Ok, quindi siamo, in questo caso siamo la moglie che interagisce con il professore. Pensi che sia, diciamo che sia un congresso strano, o che sospettiamo che Tom ed Ellie sappiano molto della tua vita? Effettivamente, mi è venuto anche un po' a me il dubbio, eh? Però, insomma, magari persone informate. Poi se siamo una persona pubblica, penso sia anche facile venire a capo. 30 secondi da adesso. Io bevo tanto cucino d'acqua. Ultimi 7 secondi per votare, 2 voti sul congresso strano. Ah no, 2 voti sulla 1. No, 1 e 1, anzi, scusate. Adesso strano Tensei, il Frunci, quindi in vantaggio il congresso strano e andiamo. Il congresso sembra un po' particolare, alcuni relatori non appartengono al mondo accademico e gli argomenti sono inusuali. Cosa intendi? Più che di storia, si parlerà di leggende, teorie non provate scientificamente e esoterismo. Non vorrei trovarmi in mezzo ad un gruppo di sciroccati. Ma non è che sei stato invitato da un gruppo di pazzi? Non credo. L'organizzatore ed un paio di relatori hanno un lungo curriculum accademico in importanti università. Allora sarà soltanto più divertente di un normale congresso tra noiosi storici. Speriamo. Comunque, sono molto emozionato all'idea di esplorare i fondali marini negli States. Beh, buon viaggio. Spero che tu possa vivere un'avventura indimenticabile. Mi mancherai, tu e i tuoi occhioni azzurri. Anche tu. Il giorno dopo, arrivi in taxi all'aeroporto di Roma Fiumicino, pronto per partire per gli Stati Uniti. Non ci assomiglia tanto a Roma Fiumicino, lei. Ci ho lavorato 2 anni, non ci assomiglia tanto. Hai un bagaglio a mano e una borsa porta documenti che contiene il tuo PC portatile e la tua presentazione. Speri di arricchirla con nuove idee che ti verranno fino a lunedì, quando inizieranno gli incontri. Fai mente locale sul tuo programma. L'arrivo giovedì in serata a Ipswich e così via. L'assistente portuale ci ferma e ci dice: per favore, ponga nel vassoio cellulare e PC. Ah, Roma Fiumicino, ragazzi. Scusa, sta a pensare a Roma Termini. No, lo stesso mio. Eccoli. Va bene, Daniele Ore. Buonanotte. Togliendoti la giacca, metti nel vassoio gli oggetti metallici, il PC e il cellulare. Scusi, signore, dobbiamo effettuare un controllo di routine sui suoi apparati elettronici. Faccia pure. Porco. L'addetto scompare per molti minuti, poi ritorna e ti consegna sorridente il PC e il cellulare. Scusi signore per la perdita di tempo. Di nulla, buongiorno. Ti sei sempre chiesto se questi controlli siano casuali o se invece gli addetti della sicurezza ci insospettiscono di qualcosa o qualcuno. Ma nel tuo caso non riesci ad immaginare cosa possa sembrare particolare in te. Strano che hanno portato via il mio PC e telefono e che li hanno tenuti per parecchi minuti. Hai in mente di continuare a lavorare al tuo intervento durante il volo. Voglio fare una bella figura. Ho preparato materiale per almeno 3 presentazioni diverse. Sono tra gli ultimi relatori e così sceglierò all'ultimo minuto. Il viaggio... Togedemaru in chat, ragazzi. Scusate, ero in attesa di sapere il Pokémon. Il viaggio durerà a lungo, ma l'ambiente pare sereno. L'aereo non è strapieno. Il posto vicino al tuo è occupato da un ragazzo di circa 25 anni, non italiano. Gli sorridi e il ragazzo inizia a chiacchierare in inglese. Stai leggendo un libro sul simbolismo nelle culture antiche. Gli assistenti di volo sono molto gentili e amichevoli e passano spesso a sincerarsi che tutti i passeggeri non abbiano bisogno di qualcosa. Dopo il pasto cadi in un sonno profondo. Ti svegli. Sopra la tua testa vedi solo acqua. E così attorno a te in ogni direzione. Devi essere a più di 100 metri di profondità. In apnea, ma non senti alcuno sforzo. È come se l'ossigeno immagazzinato potesse bastare per sempre. Who's that Pokémon? Pocina in chat.
Guardando in alto, riesce a vedere qualche raggio di sole penetrato fin lì sotto. Sei circondato da grandi bolle d'aria e da sciami di pesci che sembrano seguire un percorso ben preciso. Ti sembra di essere dentro un vortice che dal profondo dell'oceano ti sta portando verso la superficie, facendoti girare lentamente su te stesso come una trottola. Ad un certo punto il colore dell'acqua cambia, diventa verde, chiaro, luminoso, e riesci a vedere tutto distintamente finché un braccio ti prende e ti aiuta a riemergere. Esiti un momento o decidi di afferrare il braccio, ragazzi? 30 secondi da adesso per rispondere, let's go. Allora, c'ho una ferra, decidi di afferrare, quindi si va con l'afferrare la mano. È una ragazza con grandi occhi azzurri e ti aiuta a risalire. Ti spinge verso la superficie con dolcezza ma con molta determinazione. Vorresti tornare sul fondo del mare, dove avevi una sensazione di grande benessere, ma la ragazza te lo impedisce. Ha una forza sovrumana e ti costringe ad obbedire. Ma prima di prendere aria in superficie, vedi, seppur per un attimo, una creatura enorme, mostruosa, simile ad un'enorme piovra, che sta cercando di raggiungere te e la ragazza dalle acque più profonde. A quel punto capisci che la ragazza ti vuole salvare. Una mano ti tocca dolcemente, ti svegli e noti che un'assistente di volo molto carina ti sorride. Insomma, non sembra molto carina. Tra poco atterriamo a Boston. Ha dormito per quasi tutto il volo. Le porto un caffè? Grazie mille, ho proprio bisogno di un caffè. Fai molti sogni, talvolta li ricordi per molto tempo, altre volte li dimentichi pochi minuti dopo esserti svegliato. In alcuni casi hai quasi la sensazione di ricevere dei presagi durante il sonno. Ti distendi sul sedile ed alzi la tendina del tuo oblò. Il cielo è sereno e splende il sole. Guardi il tuo orologio. L'atterraggio è in perfetto orario. Bevi il caffè e compili i moduli per l'immigrazione. Quando l'aereo tocca la pista di atterraggio, senti ancora le gambe intorpidite. Tutto un sogno, tutto un sogno. Ma che sia il preambolo? Ragazzi, per no. All'arrivo a Boston ti dirigi verso l'immigrazione. Non c'è tanta fila, in 10 minuti è il tuo turno. Il poliziotto dà un veloce sguardo al passaporto e al piccolo modulo che hai compilato per le procedure di immigrazione. Poi ti dà il benvenuto e ti lascia passare. Hai soltanto bagaglio a mano, fortunatamente. Dopo il varco degli arrivi, cerchi i banchi delle società di noleggio auto. Sono lì, davanti, in buona vista. Buongiorno, ho prenotato un'auto a noleggio fino a venerdì prossimo. Buongiorno, certamente signore. Ha scelto un'auto piccola, con le coperture assicurative sia per danni a lei che per i terzi, giusto? Le va bene questa? L'ha detto, dimostra la foto di un'utilitaria. Perfetto. Ottimo, ecco la chiave. Sa come funziona il noleggio? So tutto. Devo consegnare l'auto col pieno e senza danni. A proposito, mi indica dove trovo il parcheggio? È la prima volta che mi trovo all'aeroporto di Boston. È facilissimo. Uscendo in strada c'è un grande parcheggio di fronte. Al piano terra vedrà tutte le insegne dei rent-a-car. Nel nostro parcheggio deve cercare il posto 125. Dove trovare l'auto? Le auguro un bel soggiorno. Buon viaggio. Grazie. Trovi l'auto facilmente, hai il cambio automatico, ma ti ci abitui subito. Esci dal parcheggio dall'aeroporto e ti dirigi a bassa velocità verso le autostrade. La tua destinazione finale è la cittadina di Ipswich, dove si trova il centro sub prenotato da Ellie. È situato a nord di Boston, a un paio di ore di macchina. Il navigatore sul tuo telefono ti dirige verso nord. Prendi una delle tante autostrade e dopo un po' vedi le indicazioni per Ipswich. Finalmente posso fare un paio di giorni di mare, è tanto che non faccio immersioni. Chissà com'è immergersi nell'oceano. Guidi lungo la costa e ammiri il paesaggio. È molto verde e ci sono boschi ovunque. Ogni tanto la strada passa vicino ad un tratto di costa e intravedi il mare. Ti immergi nei tuoi pensieri mentre guidi nelle larghe strade americane. Arrivi in città verso le 18, il sole è ancora alto. Qui fa notte più tardi che a Roma. C'è un'atmosfera luminosa ma tiepida, il sole estivo non è accecante come in Italia. Ellie ha prenotato una stanza in un piccolo albergo, non ce ne sono di migliori lì attorno, e poi l'Elliot's Inn si trova vicino al porto. È comodo per andare alla scuola sub e ci hanno fatto un buon prezzo. Conosciamo i proprietari, ha detto.
L'ultima storia bibliche che giocai di Cthulhu si chiamava Necronomicon. Era lontano. Ma proprio una cosetta, cosetta piccola piccola, zio Rick. Dai. Giungi ad Ipswich e guidi per circa 3 km lungo larghe strade circondate da villette, in stile americano, bianche a due piani, col giardino e le auto parcheggiate davanti ad ogni casa. Poi, quando arrivi ad una rotonda, giri ancora a destra e intravedi dall'alto il mare in lontananza. La direzione è giusta, il mare si trova a poco più di circa 2 km, avranno tradotto male. Noti subito un cambiamento nel paesaggio. Adesso ti trovi in un quartiere un po' trasandato, con case fatiscenti e tutte dipinte di grigio. Quasi una attaccata all'altra, con piccole finestre. Le strade sono strette e gli incroci senza semafori. C'è meno gente in giro e anche poco traffico di auto. Ti sembra di essere in un quartiere abbandonato. Il navigatore ti fornisce indicazioni poco chiare e continua a ricalcolare il percorso più volte. Non riesci a capire dove devi andare. Ti guardi intorno e vedi un gruppo di motociclisti in arrivo. Fermo al semaforo, viene affiancato da un vecchio pick-up con tre ragazzi. Allora ragazzi, tre risposte, A, B e C, o 1, 2, 3, a voi la scelta. Aspetti il gruppo di biker e provi a chiedere a loro. Risposta B, continui a cercare la strada da solo. C, ti avvicini ai surfisti. A voi. Era una somma di vari racconti, ma in particolare quello dello strano caso di Charles Dexter Ward. Ti piacciono, Rick? Ti piacciono le visual novel? O i racconti a bivi, insomma? Allora, Gabri dice biker. Jimmy dice meglio da solo. Qua ci vuole un ago della bilancia. Rick, ci fai te da ago della bilancia stavolta? Se no me la devo riprendere io la responsabilità della scelta. Tra biker o meglio da solo? Siamo ancora a 10 secondi, ragazzi, se Rick c'ha un po' di delay. Vado io allora, vado. Zio Jimmy, io pure chiedo ai biker. Chiedo ai biker. Personalmente mi ci sarei trovato a mio, come dire, nella mia comfort zone. Cos'è questo frastuono? Ah, un gruppo di motociclisti. Circa 20 Harley Davidson si affollano una dopo l'altra attorno alla tua auto. Sono vestiti come nei film, giubbotti di pelle o jeans, elmetti militari al posto dei caschi e tutti i segni distintivi dei bikers americani. Alcuni ti scrutano, ti guardano come se fossi un marziano, altri ti superano senza darti alcuna importanza. Non sembrano aggressivi, però un po' inquietanti, direi di sì. Chissà di che gruppo fanno parte. Sei forestiero? Sì, italiano, è la prima volta che vengo qui in zona. Chissà se ti piacerà questo posto. Tutto il gruppo accelera, allontanandosi da te. Hanno un frastuono insopportabile. Decidi allora di chiedere ad un passante. Trovi un uomo sui 50 vestito in modo umile. Buonasera, scusi se la disturbo. Mi sa dire dove mi trovo? Questo è Innsmouth. Ah, grazie, stavo cercando il mio albergo. L'Elliot's Inn, sa dove si trova? Certo, è su Main Street. Dovrebbe trovarsi non molto lontano dal porto. Sì, Innsmouth è una cittadina portuale, sono tutti vicino al porto. Va dritto e alla seconda strada sulla destra svolta. Lo vedi a pochi metri. Ha un'insegna gialla fuori, in un paio di minuti ci arrivi. Grazie, molto gentile. Risposta A, chiedi al passante se ci sono molti visitatori. Risposta B, chiedigli dell'albergo in cui alloggerai. Siate coordinati voi due.
No, scegliete quello che preferite, poi dopo si va nel caso allo spareggio. Zio Gabri 1. Beh, quantomeno adesso siete coordinati. Mettiamo gli 8 secondi canonici, a 30 chiudiamo il televoto. Si vedono molti visitatori da queste parti? Non molti in realtà. Tu perché sei qui? Da che paese vieni? Tipi come te se ne vedono pochi da queste parti. Che intendi? Sono italiano, vengo per un paio di giorni di immersioni. Capisco. Molti vengono per le immersioni e per il surf. Sì, me lo hanno detto. Spero di passare due belle giornate. Dopo qualche minuto vedi l'insegna. Quel signore è stato molto utile. Parcheggi l'auto fuori, prendi i bagagli ed entri nell'albergo. Ti trovi in una struttura che ha l'aspetto di una pensione, con arredi che sembrano un po' vecchiotti e una moquette spessa che copre il pavimento della lobby. Alla reception c'è una bella ragazza, di poco più di 20 anni, con dei bellissimi occhi azzurri. Sono azzurri che ricordano quelli della famiglia di tua madre. Bravo, bravo zio Gabri, bravissimo. Papà lo diceva sempre che da mia madre avevi preso due cose, gli occhi e la passione per il mare. Buongiorno, sono Lorenzo Righi, c'è una stanza prenotata per me per 3 notti. Buongiorno, certo, benvenuto da noi Lorenzo, ti stavamo aspettando, sono Emma. Ellie si è raccomandato tanto. Il viaggio è andato bene? Tanto c'è Nidoran in chat. Sì, grazie Emma, il volo è stato puntualissimo ed Ellie è sempre di gentile. Ecco le chiavi della stanza 22. Abbiamo già ricevuto copia del tuo passaporto. La tua stanza è al secondo piano, purtroppo non c'è l'ascensore. Eastmouth 22. Chissà se è legato alla stanza, ragazzi. Poco male, ho bagagli leggeri. Ti aiuto con i bagagli? No, grazie, ce la faccio da solo. Va bene, sistemati con calma, sarai stanco. Se hai bisogno di qualcosa, fai lo 0. Sono qui fino alle 8, poi vado a casa. Non abbiamo un portiere di notte, ma in caso di necessità puoi chiamare a questo numero. Emma dimostra un foglio affisso al muro. Come rientro in albergo al ritorno dalla cena? La porta d'ingresso è aperta e la tua chiave sarà qui alla reception. Ragazzi, domanda risposta A. Chiedi come poter raggiungere facilmente il porto. B. Chiedi di un posto ideale per cenare. A 20 fermiamo. Ah, guarda come siete. Aspettiamo 7 secondi, poi decido, faccio io della cosa della lancia. Il cibo è un arrangiamento, secondo me. Allora, vado io, mi impersonifico un pochino. Per me, sì, è vero, italiano mangia sicuramente, ma per me è proprio voglioso di conoscere il porto e come raggiungerlo, quindi mi immedesimo. Non lo vedo una persona molto particolarmente avvezza al cibo, quindi per me può pure mangiare, pure saltare la cena per stasera, pensa un po' come lo vedo io lui. E porto, chiediamo il porto. Sapresti dirmi come io possa raggiungere facilmente il porto? Ti consiglio di evitare di andare al porto di notte. Perché? Che succede al porto? Niente di che, arrivano di tanto in tanto dei carichi. Ci sono stati casi di risse tra marinai e alcune volte abitanti locali sono stati coinvolti. Starò attento a non sembrare un ficcanato se vedo qualche strano carico. Bravo, hai capito il senso di ciò che intendevo. Beh, diciamo bene. Sali al secondo piano, lungo una scala di legno. La prima camera sulla destra è la numero 22. Apri la porta. Meno male che la recepzionista, Emma, è una bella ragazza, amichevole e molto gentile. Ma questa stanza non è esattamente come speravo. Sembra sia arredata 50 anni fa, almeno. Squilla il telefono della stanza, è Emma. Lorenzo, hai bisogno di qualcosa? No, grazie, è tutto a posto. Parquet rovinato e aria trasandata.
ma alla fine a $60 a notte. È l'unica opzione disponibile, pare. La stanza è grande, ma il bagno è minuscolo. L'arredamento è composto da mobili antichi e di basso livello. C'è un forte odore di chiuso. La finestra ha delle pesanti tende che non ti fanno entrare la luce del sole. Camminando nella stanza, tutto il pavimento scricchiola sotto i tuoi piedi. Oltre alla porta d'ingresso, ci sono due porte sulle pareti laterali che portano alle altre camere. Le stanze sono comunicanti. Chissà se ci sono altri ospiti. Connetti sia il cellulare che il PC portatile al wifi dell'albergo e controlli se hai ricevuto messaggi o mail. Meno male che il wifi funziona bene, almeno posso continuare la mia relazione per il congresso. Fammi prima mandare un messaggio a Laura. Finora tutto bene, volo puntuale, tragitto verso il mare senza problemi. La stanza non è esattamente quello che mi aspettavo, per tre notti andrà bene. Almeno posso concentrarmi sulla mia presentazione, mi mancherai molto in questi giorni. Un grosso bacio. Ti stendi sul letto, il materasso è morbido e ci sono quattro cuscini troppo gonfi. Ti stendi per riposarti un po', ma non hai assolutamente sonno. Ti alzi dal letto e guardi fuori dalla finestra. È una bella serata. Il cielo è sereno e non fa particolarmente caldo. Decidi di uscire e fare una passeggiata per esplorare un po' la zona. Sei stanco, ma non hai sonno. E poi ti sta venendo fame. Ah, allora viene fame. Vedi, però quando se lo ricorda non è che ci parte, se lo premete, gli viene fame e mangia. Passando per la reception non vedi Emma, lasci le chiavi della camera sul banco ed esci in strada. 2,47 totale con 8 collera, dai, bravo brother, bravo Gabri. Cammini per alcune centinaia di metri, fino a quando non vedi in lontananza una luce gialla che sembra un'insegna. È un diner, un ristorante economico americano. Non è un granché, l'atmosfera è cupa, con poca luce e un'aria pesante che avvolge l'intero locale. Le pareti sono dipinte di un colore indecifrabile, tra il marrone ed il color melanzana, e il soffitto è basso, creando un'impressione opprimente. I tavoli sono vecchi e consumati, con sedie girevoli di legno che scricchiolano quando qualcuno si siede. Il menù offre piatti classici americani, hamburger, patatine fritte. Ti avvicini al banco, il cameriere ti saluta cordialmente e ti invita a sedere su un tavolo. Buonasera, cosa possiamo preparare per lei stasera? Buonasera, vorrei un hamburger per favore e anche delle patatine fritte. Va bene, glieli porto subito. Prende qualcosa da bere? Sì, una birra, per favore. Le porto subito la birra. Il tuo tavolo si trova vicino ad una finestra. Il cameriere ti porta una birra americana. Leggi l'etichetta, è prodotta nella zona di Boston. La assaggi, è un po' marognola, quasi speziata. Dopo circa 5 minuti arriva il cibo ordinato. È con lei, signore. Buon appetito. Grazie. Mentre mangi, il cameriere si avvicina a te un paio di volte per accertarsi che la cena sia di tuo gradimento. Signore, è arrivato oggi ad Innsmouth? Come le sembra la nostra cittadina? Mi piace come sia un racconto molto descrittivo, soprattutto... le visual novel devono essere fatte così. Ti devono un po' abbracciare, no? Nel racconto. Tu saresti un bel giocatore di D&D, zio Jimmy, eh? Sono talmente di inerzia, bro. Boh, non lo so, vediamo poi vediamo. Sono qui da poco più di un'ora. Non conosco la città, ma mi pare un po', come dire, abbandonata. La capisco, c'è poca gente in giro. Ma le assicuro che è un posto più vivo di quanto non sembri. In che senso? C'è vita sociale? No, non molto. Almeno non nel senso usuale del termine, però ci si possono incontrare persone particolari. Tutti vogliono scappare da qui 2 giorni dopo esserci arrivati e poi finiscono per fermarsi a lungo. O anche per tutta la vita. Cosa intendi? Che tipo di persone? Marinai, artisti, adepti di strani culti. Fricchettoni, ragazzi che hanno abbandonato gli studi e vivono la giornata. Ah, bene, allora è un posto più interessante di quanto non sembri. Mi fa piacere, almeno non mi annoierò. Aspetta Gabri, aspetta. Aspettiamo domani. Annoiarsi ad Innsmouth? Non credo proprio. Basta voler capire cosa c'è sotto la superficie. Spero di capirne di più nei prossimi 2 giorni. Adesso sono stanco per il viaggio. Vorrei il conto, per favore. Certo, glielo porto subito. È andato tutto bene? Ottimamente. Era tutto buono, grazie.
Sono contento che le sia piaciuto. Torni a trovarci quando vuole. Sì. Sì, il problema è che poi parla e con tanti doppi sensi. Sono proprio curioso di capire come va ad evolvere. Vabbè, te lo faccio buttare fuori a te. Paghi lasciando una buona mancia e saluti uscendo dal locale. D'un tratto ripensi ai motociclisti e ai surfisti che hai incontrato recentemente. Decidi di tornare dentro e fare qualche domanda al cameriere, ma noti degli strani fenomeni in cielo. Ragazzi, risposta A. Fai delle domande sulla gente di Innsmouth, ti fermi a guardare il cielo. Torniamo dentro e chiediamo al cameriere oppure ci fermiamo a guardare il cielo. Sono dei tremendi voi due, eh? Porca miseria, oh. Proprio l'alfa e l'omega, l'in e yang, è incredibile. No, no, devi fare quello che pensi. Ma ragazzi, sinceramente, per quanto possa essere con i piedi a terra e studioso, cioè, se vedo un qualcosa di particolare nel cielo, io... Ciao, campione mio. Poi mi racconti domani, eh? Sto figlio della mignotta! No, 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 non... Vado, mi fermo a guardare il cielo, ragazzi. Che cielo luminoso, sembra che ci siano molte più stelle del normale. Che si muovono a sciami. Il cielo sembra carico di una forza incredibile. Quello che a traparente si è pensato, ragazzi. Alcuni lampi fanno presagire un temporale durante la notte. Le nuvole si muovono ad una velocità mai vista. Dal mare arriva vento forte. Esci dal diner e torni al tuo hotel pronto per una notte di sonno. Ristoratore. Sei uscito da casa a Roma 15 ore prima. Adesso hai sonno e sei stanco morto. Cammini per le strette strade della cittadina. Le case sono quasi tutte uguali. Qualcuna è più grande, con un portico all'entrata. Noti delle strane iscrizioni su parecchie case e anche delle creature mostruose dipinte accanto alle iscrizioni. Il cielo è sereno, stellato. Sciami di stelle si muovono velocemente davanti ai tuoi occhi. Osservi degli strani dipinti sulle case. Risposta A. Osservi degli strani dipinti sulle case. Risposta B. Osservi dei simboli incomprensibili dipinti sulle case. Mi vanno bene entrambe, dice Mia, diventa accetta, si abbraccia a diverse. Quindi la risposta va tutto. C'è Chiaretta, è tornata. Ottimo. Allora, strani dipinti sulle case, strani simboli delle case. Jimmy, ti toccherà fare da ago della bilancia. C'è Chiaretta che è tornata a partecipare alla nostra visual 9. Eh sì, dovrai scegliere adesso. Vada per i simboli. Allora, osserviamo i simboli incomprensibili dipinti sulle case e bentornata Chiaretta. Accanto a questi strani dipinti ci sono molti simboli. Sembrano frasi. Non ho mai visto caratteri simili. Non è la lingua antica tra quelle studiate dagli archeologi. Hanno usato non più di una decina di caratteri, troppo pochi perché possa essere un qualche alfabeto. Quindi le ipotesi sono due. O sono ideogrammi e ogni simbolo rappresenta qualcosa, oppure più caratteri valgono per una lettera o per un numero. Sta a vedere che sono venuto qui per le immersioni e mi ritrovo coinvolto in una delle mie ricerche archeologiche. Eh sì, capirai, poi con lui col simbolismo e la storia, insomma, per me ci stava la risposta dei simboli, molto più che delle figure. Grazie, cari. Ma tu non vale, come dici, i complimenti dagli amici non valgono. È come quando mamma ti dice bello mio. È uguale, ogni scarrapone è bello a mamma sua. Andiamo avanti. Comunque grazie, Chiaretta. Entri nella tua camera e ti prepari per la notte. Spegni il cellulare e il PC. Meglio spegnere. Potrebbe chiamarmi dall'Italia in piena notte, con le 6 ore di fuso orario. Ti infili sotto le coperte e in pochi minuti ti addormenti.
Bro, qua non riesco. Fermi, fermi ragazzi, fermi. Luce verde fuori. Vieni svegliato da lampi di luce nella stanza. Il tuo cellulare e il tuo computer portatile si illuminano per messaggi e notifiche ricevute. Sei troppo stanco per verificare cosa sia, ma con la coda dell'occhio noti una specie di iscrizione sul computer. Ti siedi rapidamente sul letto, con un certo timore ti avvicini al PC e guardi più da vicino. La luce del tuo monitor proietta ombre inquietanti sulle pareti della camera, creando un'atmosfera quasi psichedelica. Cosa diavolo è questa iscrizione? Sembra qualcosa di antico. Com'è apparsa sullo schermo se avevo spento PC e telefono? Sei perplesso per l'iscrizione e cerchi di capire di cosa si tratta, ma sei troppo stanco per concentrarti. Decidi di lasciar perdere e spegnere di nuovo il computer, sperando di riprendere a dormire. Crolli dal sonno. Dopo poco dei rumori di passi e scricchioli ti svegliano. Confuso, guardi l'orologio. Sono 1:45 di notte. Che sta succedendo? Perché ci sono rumori di passi così tanti? Cerchi di accendere la luce, ma non c'è elettricità. La corrente è stata staccata? Hai un brivido di paura. Gli scricchiolii di passi si fermano vicino alla porta della tua camera. Ti siedi sul letto con il cuore che batte forte. Devo sapere cosa diamine sta succedendo. Ti alzi dal letto e ti avvicini alla porta. Ti fermi un attimo per prendere un respiro profondo. Quindi apri la porta lentamente, ma non c'è nessuno lì fuori. Forse era solo la mia immaginazione. Devo rilassarmi e tornare a dormire. Vai verso il letto e ti distendi, cercando di ignorare i rumori e di concentrarti sul tuo respiro. Dopo alcuni minuti, finalmente riesci a rilassarti e a tornare a dormire. C'è Bunia in chat, ragazzi. Ragazzi, ma se no non leggevamo Lovecraft se non vi prendeva l'ansia. Che cazzo, che gusto c'era se no? Abbasso un po' musica e suoni, leggermente, raga, perché ci deve stare, eh? Però certo, mi si deve pure sentire se abbasso un po' il tono. Vai, così, la portiamo al 45%. Porca troia. Poi senti un fracasso totale. Tutto vibra fortissimo. Le tre porte e la finestra. Sembra un terremoto o qualcuno che sta scuotendo le porte con tutta la forza possibile. Poi senti dei rumori di passi dietro alle porte laterali della tua camera. Vai verso la porta d'ingresso e le altre due porte scalzo e con il cuore in gola. Sei certo che qualcuno si trova dietro le due porte laterali, comunicanti con le altre camere. La paura si fa strada dentro di te, ma ti forzi di mantenere la calma. Chi c'è dietro la porta? Chi siete? Niente. Nessuna risposta. Torna il silenzio. Assoluto. Quasi innaturale. Ti avvicini alla scrivania dove avevi lasciato il PC portatile e il cellulare spenti. Sei certo di averli spenti nuovamente, ma gli schermi sono ancora illuminati. Ti avvicini di più e vedi la stessa immagine su entrambi i dispositivi. Un vecchio che ti fissa impietrito verso di te con grandi occhi azzurri, lacrimosi e quasi bianchi. Il vecchio è immobile. Potrebbe essere anche morto. Sembra tristissimo. Come ci è arrivata questa immagine sul mio telefono e sul mio PC? Erano spenti. In quel momento il vecchio sullo schermo sembra muoversi e tu ti spaventi. Oh mio Dio. Vivo. Ma chi sei? E cosa vuoi da me? Il vecchio resta muto e ti rendi conto che doveva essere solo un'immagine. Ti calmi un po', ma sei ancora scosso. Il vetro della finestra comincia a vibrare. Prima piano, poi sempre più forte. È come se un grande mezzo pesante stesse passando sotto casa tua. La vibrazione diventa sempre più forte e tu vorresti andare a vedere, ma sei preso dal panico e resti immobile, impietrito. Cosa sta succedendo? Perché la finestra sta vibrando in questo modo? Con la coda dell'occhio noti che qualcosa sta accadendo sul tuo computer. Non c'è più il vecchio, ma sembra che qualcuno
stia usando la sua tastiera da remoto. Ti avvicini al computer e noti che sullo schermo scorrono molte immagini. Ma che diavolo sta succedendo? A quel punto vedi le immagini di una folla di persone. Sono strane, come si muovono e sono vestite. E poi il mare, l'acqua, gli abissi. È come un popolo che fugge dalla terra per inabissarsi. Cosa sta succedendo? Chi sta dando questi comandi al mio computer? Ti senti in preda al panico, cerchi di mantenere la calma, ma il terrore ti sovrasta. Che cosa sta succedendo? Chi sta controllando il mio computer? A noi, ragazzi. Pensi che c'è qualcuno in camera? Presti attenzione al popolo del mare. Brava, Chiaretta, ma non lo sapevo, non avevo dubbi. Una persona di cultura come te, non avevo dubbi che lo conoscessi. Vediamo che dice anche la Chiaretta, aspettiamo il suo responso. Parla lei, Dago della Bilancia. Bella, bella scena. Bella scena. Poi la situazione è particolare, stai solo là, in un posto che non conosci. Minchia, mi sarei cagato sotto pure io troppo. Pure io troppissimo, raga. Io osserverei le persone, dice Chiaretta. Andiamo. Quella gente che entrava in mare avevano i piedi strani. Le dita non erano divise, ma unite, come se fossero delle pinne. Sono certo di aver già visto un'immagine di gente in acqua con i piedi pinnati, ma non riesco a ricordare dove ho già visto questa cosa. Sul PC sembrava un filmato, quindi sono immagini reali. Gente così, con i piedi pinnati, non esiste. Poi tutto finisce. Le immagini scompaiono dallo schermo e la vibrazione della finestra cessa. Il tuo computer e telefono sono spenti. Cosa faccio adesso? Devo restare sveglio, a tutti i costi. Passa mezz'ora, poi un'ora. Sei stanchissimo, ma riesci a restare sveglio. Fai una fatica enorme a non dormire. Alle 6 del mattino albeggia. Forse il pericolo è passato. Ti addormenti sfinito. Sarà bussare, eh? Ti svegli di soprassalto quando qualcuno bussa alla porta. È una chiamata gentile, quasi come se la persona non volesse disturbare. Chi è? Sono Emma, della reception. Scusa se ti disturbo, ma devi sbrigarti ad andare al porto per l'immersione. Sono già le 9. Se non ti sbrighi, la barca del centro sub parte per la giornata in mare senza di te. Ti alzi di corsa, ti vesti e ti prepari per la giornata di immersioni. Indossi una maglietta e dei pantaloncini, scarpe da ginnastica e occhiali da sole. Nello zaino metti crema solare, un cappello e teli da mare. L'attrezzatura ti sarà fornita dalla scuola sub. Quando scendi dalla reception, Emma ti sorride. Cos'è successo stanotte? Tutto quel baccano? Baccano? Abbiamo avuto una notte tranquilla, come sempre. A cosa ti riferisci? Possibile che sia stato solo un incubo. Adesso hai un solo obiettivo, uscire in barca ed immergerti nell'oceano. Cioè, scendere ad almeno 50 metri di profondità e ritrovare la sensazione di immensità che provi in fondo al mare. Non importa, devo sbrigarmi, altrimenti perdo la barca. Quanto ci metto ad arrivare al porto? 10 minuti a piedi, è facile. Esci dall'albergo e prendi una qualsiasi strada a destra. Portano tutte al mare. Arrivato lì, vedrai tutta l'insenatura di Innsmouth. Il porto è più o meno al centro. Vai al molo 1, dove si trova la scuola sub. Pensi che Emma menta? Insisti a fare domande, ragazzi. Sicuramente è riferita alla notte, eh? Pensi che Emma menta. Strano. Uno Gabri, due Jimmy. Strano. Strano. Che degrado. E Chiaretta, Fago della Bilancia, quindi uno anche per Chiaretta. Insistiamo? No, pensa. Non lo dice. Impossibile che Emma non ne sappia nulla. Non ho sognato, ero assolutamente sveglio.
Adesso non voglio insistere con le domande, al ritorno però voglio capire bene. Mi sembra tutto così assurdo. Squilla il telefono della reception. Non ho molto tempo, devo fare colazione e poi devo affrettarmi. Lorenzo si dirige verso la sala ristorante, ma si accorge di aver dimenticato gli occhiali da sole sul bacco della reception. Torna indietro per prenderli, ma non ci sono più. Non c'è neanche Emma. Emma? Lorenzo la chiama più volte, ma non ha risposta. L'intero hotel sembra deserto. Devo sbrigarmi. Agli occhiali ci penso stasera. Li avrà messi da parte Emma. Smariscono le cose in un attimo. Ma chi è? Io uscivo, andavo a dormire sulla sabbia, sulla spiaggia, da qualsiasi altra parte. Ma che siete matti? Esci dall'hotel e vai verso il porto a piedi. In strada non c'è nessuno. Strano posto, non c'è nessuno in giro. L'albergo si trova su Main Street e inizi a camminare in mezzo a quelle brutte case grigie che avevi visto la sera precedente. Incroci Water Street e decidi di prenderla, poiché porta verso il mare, come ti aveva detto Emma. Continui a camminare per circa un chilometro, cercando di vedere se c'è qualcuno in giro. Dove sono gli abitanti? È una città fantasma. Non riesci a spiegarti dove sono tutti i residenti. L'intera città sembra deserta, la strada è silenziosa e desolata. Ma che cosa sta succedendo? Dove è finita tutta la gente? Cammini lentamente cercando di vedere segni di vita. Non si sentono rumori. Tutto ciò che senti è il suono dei tuoi passi, mentre ti avvicini sempre di più al mare. Le case sono abitate, molte finestre sono aperte e ci sono alcune auto parcheggiate nei viali delle villette. Però non c'è anima viva in giro. Cosa sta succedendo qui? È come se tutti avessero abbandonato la città. Vedi Fish Street e decidi di prenderla, poiché avevi visto sulla mappa che porta direttamente al porto. Inizi a scendere per la strada in discesa e dopo 5 minuti intravedi il blu del mare. Finalmente il mare, almeno la direzione giusta. Sbuchi su una sorta di fronte mare. No, tutta tua. Tieni, puoi portare da. Io scappavo dal paese, altro che immersione, mamma mia, ma siete pazzi. Oh, tesoro. Buchi su una sorta di fronte mare, uno spiazzale abbastanza largo, parecchi camion parcheggiati nei piazzali semivuoti. Vedi ruggine ovunque e gli edifici in vista sono fatiscenti e rovinati dalla salsedine. Questa sensazione di abbandono è amplificata da un gran tanfo di pesce. C'è una puzza terribile ovunque. A 200-300 metri ci sono alcune piccole navi da trasporto e qualche barca da pesca, ormeggiate alle banchine. Decidi di andare in quella direzione. Che desolazione. Spero che la scuola sub mantenga le aspettative. Sul sito sembrava molto valida, con tutte le attrezzature più nuove. Ti dirigi verso il porto, sperando di trovare la scuola e magari anche qualcuno cui chiedere delucidazioni su quello strano posto. Ti senti a disagio. Speriamo che questa idea dei due giorni di immersione non si riveli una pessima scelta. Parliamone. Arrivi al porto e vedi l'insegna della scuola sub, Plum Island Scuba. Hai finalmente raggiunto il posto che stavi cercando. Eccoli, li ho trovati finalmente. Entri nell'ufficio della scuola sub e vieni accolto dal sorriso di una bella ragazza, con lunghi capelli castani e con degli occhi azzurri stupendi. Ciao, sei Lorenzo? Sei l'italiano che ha prenotato le immersioni? Sì, sono io, felice di conoscerti. Piacere, sono Emma. Ti stavamo aspettando, sei un po' in ritardo. Ma guarda un po', un'altra Emma con gli occhi azzurri. Vediamo. Sì, scusa, ci ho messo un po' a trovarvi. Anche tu, Emma? È la seconda bella ragazza di nome Emma che incontro in questo posto. Sì, lo so, l'altra è mia cugina. Lavora nell'hotel dove sei alloggiato. Nella nostra famiglia Emma è un nome importante, sai? In onore di una barca, un bialbero a vela che ha cambiato per sempre le sorti della famiglia. Storia interessante, poi me la racconti. Hai dormito bene? Non molto, ho ancora il fuso orario da smaltire e stanotte non ho chiuso occhio. Ma non preoccuparti, un bel bagno mi sveglierà. A proposito, hai preparato l'attrezzatura della misura che ti ho indicato? Verifichi con attenzione l'attrezzatura. La muta, le pinne, la bombola e il boccaglio sembrano quelli giusti. La maschera è strana.
di un tipo mai visto prima, ma pensi che andrà bene. Sì, Emma, sembra tutto a posto. La misura delle pinne e della muta sembrano quelle giuste. Ottimo. Hai degli occhiali da sole, giusto? In mare c'è una luce fortissima. Senza occhiali potresti rovinarti gli occhi. Li avevo, ma... li ho persi. Prendi questi. Sono degli occhiali con lenti gialle chiare. Ti aiuteranno a proteggere gli occhi dal sole. Ti giri tra le mani gli occhiali. Sembrano dei visori 3D. Mai visti occhiali da sole così? Ma che nome originale! Tutte le Emma sono imparentate. Sì, anche perché abbiamo due persone e il cameriere. Vabbè, vediamo. Ti guardi attorno, osservando il porto. Non vedi barche da diporto, solo pescherecci e piccole navi merci. Un po' sgangherate. L'ambiente sembra desolato, nonostante la bella giornata di sole, il mare calmo è di un colore chiarissimo, quasi invernale. L'acqua riflette una quantità incredibile di luce ed è accecante, quasi naturale. Questo mare è veramente strano. Mai visto acqua di un colore così chiaro, intenso e accecante. Intanto che Emma prepara la barca per l'escursione, ti allontani un po' dalla scuola, gironzolando per il porto. Il tanfo di pesce ti invade le narici nuovamente. Non appena ti avvicinavi alle banchine con le altre imbarcazioni o provi ad entrare in una delle piccole strade che portano verso l'interno di Innsmouth. Nonostante la puzza, ti piace guardare il porto e ammirare il mare verso l'orizzonte. Guardando il mare, anche questo postaccio diventa bello. È innamorato lui del mare, è proprio perso. In lontananza vedi delle piccole isole, forse a 2 chilometri dalla costa, e una scogliera più vicina a 700-800 metri dalla riva. Non sembrava artificiale. È frastagliata come se fosse fatta da scogli naturali, con colori che vanno dal sabbia al marrone scurissimo, quasi nero. Who's that Pokémon? Può essere una domanda d'esame, però? E chi lo sa? Può darsi. Dopo pochi minuti, torni verso la scuola sub. Quelle isolette in lontananza sembrano interessanti. Mi piacerebbe esplorare durante le immersioni. Sì, è un posto carino, pieno di gamberi e altri crostacei. Molti sub ci vanno per vedere i pesci, che cercano cibo. Il famoso odore di freschine. Veramente. Oggi non abbiamo tempo di fermarci. Andiamo in mare aperto, fino alla secca di Horn. Sono pronto, partiamo subito? Sì, certo. Sono arrivati anche gli altri. Oggi siete in 5 ad immergervi. Ottimo, non vedo l'ora. Perfetto. Emma chiacchiera con 4 persone. Poi si gira verso di te e ti chiama. Lorenzo, puoi venire qui? Ti presento i nostri compagni di escursione. Ti avvicini e vieni presentato a Chris e Tom, 2 ragazzi sui 25 anni. Ed una coppia di 50enni, Sara e John. Ciao Lorenzo, bello conoscerti. Sei pronto per l'immersione? Ciao Chris, sì, sono pronto. Mi fa piacere immergervi con voi. Ci sarà un sacco di cose da vedere sotto l'acqua. Siamo tutti emozionati. Emma ci ha detto che sei un campione di apnea. Sì, è così. Lorenzo scende fino a 100 metri di profondità senza bombole. Non vediamo l'ora di esplorare i fondali dalla secca assieme. Sono contento che siamo in parecchi. Di sicuro ci divertiremo tutti insieme. Prima di partire prendete un caffè? Qui ci sono anche dei muffin offerti dalla casa. Emma ti guarda con un sorriso sulle labbra. Tu, Lorenzo, potresti averne bisogno. Grazie Emma, prenderò volentieri un caffè e un muffin, se non è un problema. Certo, andiamo a prenderli insieme. Con il gruppo di sub ed Emma bevete il caffè prima di partire per l'immersione. Dai ragazzi, sbrighiamoci. Salite sulla barca e sistemate le vostre cose nelle due estive, a prua e a poppa. Dobbiamo uscire al più presto. È una bella giornata, ma il meteo avvisa che nel pomeriggio il tempo potrebbe peggiorare. Andiamo alla secca di Horn, che è a circa 6 miglia da qui. Poppe? Tu e il gruppo vi affrettate a salire sulla barca. Un motoscafo in alluminio di circa 10 metri di lunghezza, con 2 motori fuori bordo da 200 cavalli l'uno. Ha uno spazio coperto per il pilota e 2 stive, una a poppa e una a prua. Non certo una barca moderna, forse di 20 anni, ma le scuole sub spesso usano barche così. Controllate ancora una volta l'attrezzatura, se dimenticate qualcosa non potrò aiutarvi. Ho in barca soltanto ciò che serve a Lorenzo e me. Avete gli occhiali da sole? Qui il riflesso del sole sul mare fa uno strano effetto, a volte crea anche delle allucinazioni. Può danneggiare gli occhi? Lorenzo, ti raccomando di indossare sempre gli occhiali che ti ho dato.
annuisci e metti gli occhiali. Tutti vi sistemate nella barca. Emma toglie gli ormeggi velocemente e avvia il primo motore per uscire dal porto. Vi allontanate dalla banchina lentamente, con un solo motore al minimo. Emma pilota con molta prudenza. Passate oltre le isolette. Quelle sono le Plumes, da cui abbiamo preso il nome per la nostra scuola. Passate oltre le isolette, Emma accelera usando anche il secondo motore. La velocità sarà di circa 20 nodi, il mare è calmissimo e luccicante. Tu ed Emma indossate gli strani occhiali gialli, senza marchio e con una montatura più spessa del normale. Ti trovi a prua e guardi l'orizzonte, luminosissimo, e l'acqua quasi trasparente. Ad un certo punto pensi di intravedere all'orizzonte una lunga massa scura, forse una scogliera. Dopo un po' il colore della scogliera diventa verde, cangiante dallo scuro al chiaro, smeraldo, pieno di luce, e la scogliera incomincia a muoversi. Sembra che le onde si arrotolino attorno alla scogliera, poi quelle che sembravano onde prendono vita. Sono lunghissimi tentacoli di colore verde chiaro e luminoso, che a volte non si vedono e a volte sono chiarissimi. In alcuni momenti si distinguono benissimo, non riesci a parlare. Col braccio fai segno ad Emma indicando i tentacoli, ma Emma resta tranquilla e sorridente. Gli altri passeggeri, che guardano nella stessa direzione, sembrano non notare nulla. Guardi nuovamente, ma adesso la vista sembra offuscata. Vedi benissimo da vicino, ma all'orizzonte non riesci più a distinguere nulla, se non un bagliore. Andiamo alla secca di Horn. È profonda una trentina di metri. Dovremmo farcela tutti a raggiungere il fondale. Emma, hai visto quei tentacoli? Erano verdi luminosi, sembravano vivi. Oh sì, li ho visti. Non ti preoccupare, sono solo una particolarità di queste acque. Qui molti hanno delle specie di allucinazioni. È anche per questo che devi tenere gli occhiali. Ma questa è tranquilla, ma questi siete... Ma voi siete pazzi, ma portatemi indietro, ma chi vede strano? A tutti quanti, a maledetti. Ma adesso dobbiamo concentrarci sull'immersione. Ci aspetta un mare meraviglioso laggiù, alla secca di Orli. Non riesci a toglierti dalla testa quella visione. Ti concentri sulla preparazione dell'attrezzatura sub e sulla prossima immersione. Lorenzo indossa la maschera, altrimenti non vedi nulla. Indossi la maschera per provarla, è perfettamente stagna, poi la togli. Ok, ci siamo. Ora si scende e si segue il fondale fino a quando non arriviamo alla secca. Lorenzo, per favore, scendi prima tu. Guarda se siamo sopra le rocce o se il fondo è sabbioso. Dirottiamo la barca tutti insieme. Non c'è la cavolo di opzione, se no l'avremmo fatto. Allora ragazzi, tieni gli occhiali gialli. Tieni gli occhiali addosso. Ti togli gli occhiali gialli, tieni gli occhiali addosso. Ho la scelta. Jimmy ci pensa. Lo zio Gabriel dice 2. Mi vanno bene entrambi, però meglio la 2. Vediamo se sarà il caso di di scegliere oppure no. Aspettiamo la chiaretta. Non si sbilancia lo zio Jimmy, non vuole responsabilità. La chiaretta invece dice che toglie gli occhiali. Quindi c'è da scegliere, mio caro Jimmy. Toglieremo gli occhiali. Ah no, meglio la 2, quindi tieni gli occhiali addosso. Quindi rispettiamo il tieni gli occhiali addosso. O sbaglio? Beh, tieni gli occhiali addosso. Sì. Lascio che tieni gli occhiali addosso. Lorenzo, forse gli occhiali che ti ho dato sono troppo forti. Hanno delle lenti particolari. Prova a toglierli per un paio di minuti, ma non guardare verso la luce del sole. Ok, provo. Tolti gli occhiali, guardi nuovamente all'orizzonte, in cerca dei tentacoli. Ma una luce verde ti impedisce di vedere con chiarezza. Per un attimo, ma solo per un attimo. Ti sembra che l'orizzonte si stia trasformando in un'enorme creatura verde, confusa nella luce del sole. Non dici nulla. Vabbè. Annuisci, poi ti tuffi in acqua. Senti l'acqua fredda sulla pelle, ma dopo qualche secondo ti senti a tuo agio. Sei molto concentrato sull'immersione che stai per fare. Scendendo, noti che l'acqua diventa sempre più scura e profonda.
e il fondo si allontana sempre di più, ma le pinne ti danno la giusta spinta e ti fanno avanzare senza troppa fatica. Dopo qualche minuto di discesa, finalmente vedete la secca di Horn. È un'enorme formazione rocciosa che si innalza dal fondo del mare, circondata da sciami di pesci colorati che nuotano attorno ad essa. Rimani senza fiato di fronte a quella bellezza. Ti senti in un altro mondo, lontano da tutto, immerso in una pace e una bellezza che non hai mai provato prima. E in quel momento sai che non dimenticherai mai quell'esperienza. Vuoi raggiungere il fondo della secca, come facevi da ragazzo, e stare lì ad ammirare la bellezza della natura. Poi torni su. Hai imparato ad incominciare con una discesa breve. Sotto c'è roccia. Perfetto. È un punto bello, pieno di pesci. Possiamo fermarci qui. Emma spenge i motori e si prepara a gettare l'ancora. Siamo a 6 o 7 miglia dalla costa. Ragazzi, preparatevi. Ci buttiamo tutti assieme. Mi raccomando, niente rischi inutili. Incominciate a vestirvi utilizzando a turno le stive sotto coperta. Dopo 5 minuti tutto il gruppo indossa la muta, le bombole e ha la maschera sulla fronte e le pinne in mano. Sara e John si stanno sistemando le pinne. Emma ha già il boccaglio in bocca e sta dando gli ultimi ritocchi alla sua muta. Tutti pronti? Allora andiamo. Emma si tuffa per prima, seguita dagli altri. L'acqua è fredda, ma ti senti eccitato e concentrato. Guardi in basso e vedi un fondale sabbioso poco distante. Inizia a nuotare in quella direzione. Dopo qualche minuto di nuoto, raggiungi le altre rocce. Sono molto grandi, pieni di anfratti e grotte. Illumini i banchi di pesci che ti nuotano attorno. Ti volti e vedi che Emma ti segue. È a circa 20 metri da te. Ad un certo punto vedi una grande ombra muoversi dietro una roccia. Ma Emma, guarda là! Indicandolo, presumo. Fai segno indicando l'ombra. Emma si volta e guarda nella stessa direzione. Fa segno che non ci sono problemi. Continui a guardare attentamente, ma non vedi più nulla di strano. Fate tutti parecchie immersioni a gruppi di due. Tu sei con Emma e raggiungete il fondale della secca. In un punto lontano dagli altri, vi trovate sul confine della secca, perché si vede un fondale molto più profondo lì vicino. Emma vi indica di andare oltre e tornare in superficie. Questo è il confine della secca. Se vai oltre il fondale è profondo circa 80 metri. Pensi di farcela scendere fino a lì? Dovrei, non sono molto allenato, ma prima era normale per me arrivare a quelle profondità. Bene, proviamo. Un pesce, ma che ha scritto? Nuotate per alcuni minuti guardando giù, poi Emma ti fa segno di guardare sotto, verso il fondale. C'è una luce verde brillantissima, echeggiante sul fondo del mare. È una luce piccola, ma molto intensa. Cos'è? Dovrebbe essere un relitto di una vecchia barca. I riflessi sono forse dovuti a qualcosa di metallico. L'acqua qui attorno ha spesso una luce strana. Andiamo giù a vedere. Certo, vedrai che è un bel fondale. Provi a scendere per una trentina di metri, ma poi fai segno a Emma indicando la tua bombola. La tua aria sta per esaurirsi, lo sapevo. Sali verso la superficie e Emma ti segue. La mia bombola si sta esaurendo. Non preoccuparti, ti aiuto con la mia. Proviamo a raggiungere la luce verde. Ok, ma fammi prima fare un po' di respirazione. Scendo in apnea e uso l'aria rimasta per risalire. Il fondale è a circa 80 metri. I danni. Non senti la risposta perché ti sei già immerso. Senti un enorme desiderio di raggiungere la luce verde sul fondale. O qualunque altra cosa sia. Scendi di metro in metro finché finalmente la vedi da vicino. In quei momenti ti sembra di essere tornato ragazzo, quando eri un campione di apnea. Hai una torcia subacquea sulla maschera e quando giri la testa per osservare il fondale riesci a vedere abbastanza bene. Sul fondale c'è un gruppo di pietre che sembrano rappresentare una forma geometrica, quasi una piramide. Sembra un'opera umana. Riesci a toccare la fonte di luce. È un oggetto ricoperto di alghe grandi circa 30-40 cm. Provi a tirarlo verso di te, ma non riesci ad estrarlo da un gruppo di pietre dove è incastrato. Ti chiedi come sia possibile che un oggetto coperto di alghe a 80 metri di profondità emetta luce. Sai di avere pochi secondi a disposizione prima di dover risalire. Mentre strattoni l'oggetto, giri lo sguardo e la torcia sulla maschera illumina tutto attorno. L'acqua è incredibilmente luminosa,
di un verde smeraldo accesissimo. Pensi che siano le alghe, ma poi ti rendi conto che qualcosa di strano sta accadendo. Tutta la massa di acqua attorno all'oggetto, prima per qualche metro, poi per decine di metri, poi oltre, molto oltre, si sta illuminando di una luce verde chiaro. Lo senti, inizialmente non capisci cosa sia, poi focalizzi l'attenzione e ne sei certo. È un respiro lento e profondissimo. A 80 metri di profondità, circondato da un'acqua verde chiaro brillante, senti di nuovo un respiro lento e profondissimo. È come se un'enorme creatura stia riprendendo vita. Preso dal panico, dai un ultimo strattone all'oggetto, tirandolo verso di te con tutte le tue forze. Finalmente riesci a strapparlo dalle pietre che lo trattengono. Sei giusto in tempo per risalire. Resti ad ascoltare il respiro in fondo al mare, rughi tra le rocce per vedere se c'è altro. Ma questo non c'aveva pochi secondi, cazzo. Se decisamente a vedere altro. A voi la scelta, ragazzi. A voi la scelta su come morire. Il gioco finisce. Strano, strano che avete fatto, avete risposto. Meno male che c'è Chiaretta che è intervenuta, guarda, che ci dà l'ago della bilancia, meno male. Pokémon! Srumish in chat, ragazzi. Ascolto il respiro. Cosa vuoi frugare che consumi ossigeno? Effettivamente. Effettivamente. Resti ad ascoltare il respiro in mano. Non capisco. Cosa sono questi rumori? Sembra il respiro ed il battito cardiaco di una creatura vivente. No, non è possibile. Deve essere una suggestione. Emma ti fa segno di sbrigarti. Devo capire di cosa si tratta. Non c'è tempo. Devo tornare su, non ho quasi più aria. Mentre risali, ti senti inseguito dal respiro e non riesci a controllare i tempi di risalita. Ti volti e per un attimo la vedi. Una creatura enorme di guarda. Sembra fatta di tentacoli d'acqua lunghissimi che si muovono ritmicamente. Sei preso dal panico. Sei stato in immersione molto tempo, almeno 4 minuti. Torni in superficie compensando più volte e dopo qualche decina di metri ti accorgi che Emma ti sta aspettando. Era rimasta a 30-40 metri di profondità aspettandoti. Risalite insieme finché non raggiungete la superficie. Che ansia, porco mondo. Raggiungete la superficie nello stesso istante. Sei esausto e reggi in mano la statuetta recuperata. Emma nota subito la statuetta e cambia espressione. Dalla a me, è nostra. La statuetta appartiene alla mia famiglia. Sei stanchissimo. Ispiri con forza per riprenderti dallo sforzo. Non dici nulla e le porgi l'oggetto guardando Emma. I suoi occhi sono diventati chiarissimi, quasi bianchi. In questi istanti non somiglia alla bella ragazza sorridente di prima. Per qualche istante rimane immobile, come in trance. Poi inizia a nuotare, prima lentamente, poi più veloce. Raggiunge la barca, sembra avere una missione da svolgere. Sale a bordo e scompare nella stiva per qualche minuto. Tu l'hai seguita, ma non sei salito sulla barca. Rifletti confuso. Hai tenuto in mano quello strano oggetto durante la risalita in superficie. Non hai mai avuto molto tempo per guardarla attentamente, ma ti sembra una statuetta raffigurante un uomo. Una volta riemerso, hai fatto in tempo a guardarla con più attenzione prima che Emma la prendesse. È una statuetta.
Mezzo uomo e mezzo animale, con dei tentacoli al posto dei capelli. Sembra di pietra, verde, ma cangiante. Ha degli strani riflessi. Poi il tuo pensiero va all'incredibile luce verde e al respiro, ne sei certo, era un respiro. Ragazzi, è ora di tornare in porto. Nel pomeriggio spesso si creano delle strane correnti e non voglio trovarmi in difficoltà. Andiamo. Uno ad uno tu e gli altri quattro passeggeri salite sulla barca, vi togliete l'attrezzatura e rimanete con la muta. Vi cambierete in porto, il mare si sta increspando, ma si comincia a sentire molta aria. È un vento non forte, ma più fresco che al mattino. Emma sembra preoccupata e pilota la barca a tutta velocità. Chi fa apnea, sì, ci riesce. Cheat, citazione della nostra chiaretta. Che sa. Ragazzi, opzione 1, fai notare a Emma dell'arrivo di una tempesta. Opzione 2, affidati alle mani di Emma. Oi, addirittura 2. E che succede? Ecco perché c'è una tempesta. Perché Jimmy e Gabby hanno dato la stessa risposta. Incredibile. Hanno creato loro la tempesta. Questo connubio di voti. Vai, tempesta d'Emma. Preferisci non rischiare e decidi di avvertire Emma del pericolo imminente. Guardate, sta arrivando una tempesta. All'orizzonte ci sono già lampi e tuoni. E il mare si sta ingrossando. Dobbiamo sbrigarci a rientrare. In questa parte di oceano le tempeste sono terribili. È molto rischioso. Le previsioni escludevano un tale peggioramento del tempo. Lascia perdere le previsioni. Qui funzionano poco, ragazzi. Tenetevi forte che devo dare motore. Guardi fuori dalla barca, muovendo lo sguardo tra l'orizzonte e la costa. Ti senti confuso, ma non riesci a trovare le parole per esprimere quello che provi. In realtà non hai voglia di parlare. Dopo un po', Emma si volta verso di te. Lorenzo, sei preoccupato per qualcosa? No, è solo che è stata un'esperienza strana, quella che abbiamo vissuto oggi. Lo so. Ma sai, a volte è meglio non cercare di capire tutto. Le cose trovano sempre un modo per rivelarsi da sole. Annuisci lentamente, avendo la sensazione netta che Emma sappia molto di più di quanto dice. Hai ragione. Comunque, grazie per la giornata in mare. Era molto tempo che non provavo la sensazione di perdermi negli abissi. Emma ti sorride, poi torna a concentrarsi sulla navigazione. Guardi fuori dalla barca ancora per un po', poi decidi di goderti il panorama. Sei ancora confuso, ma senti che non devi farti prendere dal panico. Le risposte arriveranno, prima o poi. Da quando sei arrivato in quella strana cittadina sono successe strane cose. La prima notte con i rumori e il PC che, da spento, aveva iniziato ad animarsi. Torna in mente il vecchio sullo schermo. Poi vedi la scogliera all'orizzonte animata con i tentacoli, la statuetta, l'acqua luminosa a 80 metri e quel respiro. E poi Emma, che da giovane e sorridente ragazza si è trasformata in un essere freddo, priva di emozioni. Pensi a Laura e ti viene un misto di nostalgia e senso di colpa per non averla quasi mai pensata da quando sei partito. Meno male che venerdì torno a casa. Cheat.